Negli ultimi anni, le gesta dei più grandi supereroi del grande schermo e dei fumetti hanno cominciato a spopolare anche sulle nostre console. In attesa di conoscere quale sarà il futuro della serie Batman Arkham, di volteggiare nuovamente tra i grattacieli della Grande Mela con Marvel Spider-Man 2 e di conoscere maggiori informazioni sul misterioso The Avengers Project di Square Enix, abbiamo provato ad immaginare quali altri supereroi potrebbero meritare una trasposizione videoludica. Il primo nome della nostra lista rappresenta una delle colonne portanti dell'universo cinematografico Marvel. Tony Stark è infatti una presenza imprescindibile nella mitologia della Casa delle Idee ed un videogioco ispirato alle sue avventure potrebbe risultare una scelta decisamente indovinata. In termini ludici, infatti, Iron Man si presta perfettamente al miglioramento continuo del proprio arsenale bellico, una caratteristica che si tradurrebbe in un sistema di progressione basato su innesti tecnologici sempre più potenti. Senza contare che il Vendicatore d'Acciaio, per quanto operi prevalentemente a New York, agisce molto spesso in un contesto internazionale e anche interplanetario, un dettaglio che potrebbe portare ad ambientazioni ancora più ricche e variegate rispetto a quelle della Grande Mela. Il movimento libero in volo tra i grattacieli della metropoli statunitense, inoltre, assumerebbe connotati ancora più spettacolari e adrenalinici di quelli saggiati in Marvel Spider-Man di Insomniac. Anche il figlio di Odino, come Iron Man, ha visto la sua popolarità crescere a dismisura grazie alle varie incarnazioni cinematografiche. L'approccio visionario di alcuni titoli come God of War ed Hellblade dalla mitologia norrena, inoltre, hanno riacceso in noi la passione per gli antichi poemi nordici e visto quanto fatto finora dall'industria videoludica, ci sembra lecito sognare un'ambientazione come la splendida Asgard riproposta tra colori e texture videoludiche. È proprio il successo di prodotti come God of War a farci immaginare un ipotetico videogioco su Thor che possa in qualche modo seguire le orme del capolavoro di Santa Monica. Un action adventure che porti con sé il dinamismo del combat system di God of War, ma lo infarcisca di mossa e abilità in grado di scatenare tutta la potenza dei fulmini del Vendicatore Divino. Viste le capacità concesse dal martello Mjolnir, il figlio di Odino godrebbe di una mobilità estremamente maggiore rispetto a Kratos, con la possibilità di spostarsi in volo e dar vita a devastanti combo aeree. Tornando tra i vicoli del Bronx newyorkese, il cupo vigilante di Hell's Kitchen rappresenterebbe una scelta coraggiosa nell'ottica di un adattamento videoludico che dovrebbe valorizzare la cecità del protagonista e le sue doti sovrumane. La strada percorribile potrebbe essere forse quella di un'avventura grafica, un'opera votata alla narrazione in cui, alla stregua di quanto fatto da Telltale con l'uomo pipistrello, sia possibile incarnare tanto Murdock di giorno quanto Devil di notte. Così facendo, si potrebbero utilizzare sia le scelte multiple in tribunale durante le arringhe da avvocato, sia i quick time event per combattere nei panni del giustiziere. In tal modo potremmo calarci nella cecità di Murdock e sfruttare i suoni per scegliere il comando di attacco con le giuste tempistiche. Le sue capacità sensoriali fuori dal comune sarebbero utili persino durante i dialoghi per capire se l'interlocutore stia mentendo o meno. Un sistema di interrogatorio, insomma, nello stile di L.A. Noire, che ben si sposerebbe con i contesti giuridici in cui opera il personaggio quando non indossa la maschera del diavolo di Hell's Kitchen. Dal regno Marvel, adesso, vogliamo spostarci in casa della DC. Accanto ad un nuovo capitolo di Batman, del resto, non ci dispiacerebbe giocare anche nei panni di Superman, da molti ritenuto il supereroe per antonomasia. La splendida e lucente Metropolis rappresenterebbe poi un netto cambio di registro stilistico rispetto alla cupa Gotham. In ogni caso, l'avventura resterebbe ardua da gestire sul piano del gameplay. L'ultimo figlio di Krypton, come ben sappiamo, è praticamente invulnerabile e diventerebbe così superfluo riempire la mappa di nemici minori che potrebbero essere sconfitti con un solo dito. Tutto cambierebbe, però, se uno stratagemma narrativo riuscisse a rendere il gameplay competitivo e appagante, ad esempio una produzione di kryptonite su larga scala, causata magari da Lex Luthor, potrebbe dare la gemma verde in dotazione anche al più piccolo dei malavitosi, in modo tale che il più grande punto debole di Clark diventi anche un pretesto per rendere credibili il combat system e la progressione del personaggio. Un depotenziamento dell'onnipotenza di Superman, così da mantenere una certa coerenza tra il videogioco e la mitologia originale. Complice soprattutto la popolarità del personaggio accresciuta con la serie TV, Freccia Verde è diventato uno degli eroi DC più famosi in assoluto.
Anche in questo caso l'ambientazione si sposterebbe da Gotham a Star City, ma l'impostazione dell'avventura assumerebbe più o meno gli stessi toni di quella con protagonista Batman. Anche Freccia Verde è infatti un vigilante che opera nell'ombra e che in alcuni casi si è persino scontrato con gli stessi avversari dell'uomo pipistrello. Il gameplay di un eventuale videogioco ispirato a Freccia Verde farebbe a sua volta leva sull'utilizzo di gadget, ma il sistema di combattimento assumerebbe le caratteristiche di uno sparatutto in terza persona, invece di un tradizionale action game. Oliver Queen, infatti, utilizza arco e frecce per combattere, prediligendo soprattutto la lotta a distanza. Una dinamica di lotta in cui l'avanzamento potrebbe essere rappresentato dalle diverse tipologie di frecce da scagliare contro i nemici. Flash è uno dei supereroi più importanti in casa DC Comics, capace alle volte di portare sulle proprie spalle il peso di un'intera sfera editoriale. Un videogioco con Barry Allen protagonista sarebbe una creatura difficile da plasmare. Non sarebbe cioè impresa da poco trasporre la velocità del protagonista in un combat system e in un sistema di movimento da action adventure. Per forgiare una perla simile, a nostro parere, servirebbe il genio visionario di una software house come Remedy Entertainment, capace di giocare a livello visivo con lo spazio-tempo, dando vita a prodotti nello stile di Quantum Break e Control. Allo stesso modo di altri eroi citati finora, il sistema di movimento tra le strade di Central City verrebbe veicolato con corse divertenti e sfrenate, tramite la possibilità non soltanto di sfrecciare sull'asfalto, ma anche di correre sulle superfici acquatiche o sulle strutture verticali. Si conclude qui la nostra lista di videogiochi sui supereroi che ci piacerebbe vedere nei prossimi anni. Fateci conoscere i vostri desideri nei commenti, non prima però di aver cliccato sul pulsante iscriviti per attivare la campanella delle notifiche ed unirvi a noi di everyeye.it.